Il mondo ti dice, fai il tuo dovere e le cose ti andranno bene. Questo è il messaggio che ti danno a scuola o nell'esercito, eccetera, ma tutti stanno facendo tanto il proprio dovere che finiremo per star male. Per esempio, nell'industria delle centrali nucleari in questo paese, se non sei d'accordo con la direzione, vieni licenziato. E non si discute se la direzione è giusta. Stanno giocando con le nostre vite, stanno costruendo queste centrali in un cerchio attorno al paese. Il reattore idrico pressurizzato, per esempio. Se non sei d'accordo con questo sistema, sei licenziato. E non ha importanza se sei uno scienziato con 25 anni o 30 anni di esperienza, ti licenziano. Per esempio, i grossi cervelloni che cominciano ad avere dei dubbi e domandano che cosa si farà con gli scarichi. Licenziati. Ed è una grande tendenza della vita in questo paese, in questo periodo. Noi scherziamo dicendo del SAS, cioè gli uomini d'azione inglesi, che il loro motto non è chi osa vince, ma chi osa viene licenziato. Perché succede proprio così in questo paese. Qualsiasi giornalista che scrive qualsiasi cosa che vale la pena di leggere perde il lavoro, licenziato. Poi delle ragazze che da 18 mesi stanno protestando davanti alla base missilistica di Green and Common. Sono state un punto di ritrovo molto forte per i sostenitori della causa antimissilistica in questo paese, perché sono sempre su tutti i notiziari, sempre sui giornali. Di attenzione ne hanno avuta, ammesso che si sia sempre cercato di degradare queste donne, ma noi diciamo sempre che comunque sia la pubblicità serve sempre. Anche perché è difficile averne della pubblicità. E credo dovrebbero pensarla così anche loro, perché tutti parlano delle donne di Greenham e hanno fatto sì che la questione fosse messa a fuoco dal pubblico in generale. Ora, tutti sanno dov'è Greenham Common e che cosa succede. Perciò, anche se le notizie ne parlano male, basta per sapere che quelle donne sono ancora là, stanno facendo un buon lavoro.